La composizione è suddivisa in tre registri. In quello inferiore, 34 figure a persona intera, che raffigurano i più importanti santi della Chiesa di Bergamo, accanto ad alcuni dei più importanti santi della tradizione cristiana, contemplano, nel secondo registro, l'ascensione di Sant'Alessandro, il Cristo che lo incorona, la Vergine Maria e un concerto d'angeli. Al centro, la figura di Dio Padre muove con un eloquente gesto di benedizione l'intera composizione. Da lui procede la colomba dello Spirito Santo. I disegni che abbiamo ammirato, oggi di proprietà della parrocchia di San Filastro in Villongo, sono stati oggetto di un importante intervento di restauro che ci permette di cogliere la straordinaria qualità grafica del pittore. Ammirandoli, comprendiamo il concetto di disegno pittorico, ovvero, attraverso una matita a punta morbida e le lumeggiature di un gessetto, la capacità minuziosa e la straordinaria compiutezza nel raccontare particolari e lumeggiature in un disegno come se si trattasse di un'opera pittorica vera e propria. In questa tecnica, l'esperienza accademica di Francesco Coghetti emerge con grande chiarezza.